Buenos días. Indietro, palla di sterco, o mio marito ti romperà il muso. Ehi, che succede sotto quell'impermeabile? Non saprei. Che succede sotto quel trucco? Agente Calavera. Tu? Ma Salvador non ti aveva tagliato in due poco fa? Esatto, e ciò mi ha dato l'opportunità di servire al meglio la causa, raccogliendo fondi per la AP e allo stesso tempo rapinando il nostro arcinemico. Cosa stai facendo esattamente con queste slot machine? Mi ci infilo dentro, come un dito ficcato nella gola di Hector Lehmann in persona. E faccio vomitare alla macchina tutte le ricchezze che ha divorato. Che schifo. Meji, sono io. Manny, che schifo di costume. Vieni qui. Aiutami a far indossare questo lenzuolo a Mr. Circolo del Cilindro. Ehi! Sei tu, ragazza? Ti prenderò. Non vedo l'ora di scaricare questo pagliaccio. Incarico speciale appena arrivato da Salvador. Devi scassinare quella macchina e lasciare le monete. Immediatamente. Sì, signore. Non è divertente. Ehi! Aiuto! Aiuto! Oh, maledizione! Ce l'ho fatta! Il mio sistema ha funzionato! Te l'ho detto! Fantastico! Adesso andiamo. Voglio che mi offri da bere da Romano. Ci incontreremo alla stazione con i biglietti. Non ce ne sarà uno per me, quindi dovrai tornare da sola. Spiegherò tutto al guardiano del cancello. Deve aiutarci. Vieni, zuccherino. Ho un altro sistema infallibile da mostrarti. Stretto di spalle, ma almeno questo non puzza di cane da slitta. Suppongo che tu non conosca Hector Lehmann. Quanto lui conosce? Bene, sputa, amico. Per quanti giorni? Dopo ogni appuntamento col dentista, Hector Lehmann si è lavato i denti. Undici? Sì. Bueno, era facile. Mi dispiace, ho vinto. Al meglio delle tre. Non rompere, io conosco Hector Lehmann. Celso Flores, cosa state facendo nella sala d'aspetto di Hector Lehmann? Oh, ci ha lasciato qui a riflettere sulla sua offerta. Voi chi siete, se posso chiederlo? In realtà io lavoro per Hector. Mi ha mandato qui per aiutarvi. Me la sbrigo io, mia cara. Cosa potete dirci di questi biglietti doppia N? Il prezzo sembra ben più che doppio. La vera domanda è, non credete di meritarveli? Io so che noi li meritiamo, ma i biglietti meritano noi? Per cosa diavolo volete risparmiare i vostri soldi? Per i giorni di pioggia? Perché, lasciate che ve lo dica, siete morti. Tutti i giorni saranno piovosi d'ora in poi. Sì, ma non è una buona ragione per non essere attenti nelle spese. Bene, ne ho abbastanza di voi. Adesso parliamo un po' dei miei problemi. Ma abbiamo ancora molte cose di cui parlare.
Sono appena tornato dalla peggiore vacanza della mia vita. In realtà anch'io sono appena uscito da una brutta avventura, quindi... Sì, so che avete visto ragni volanti e castori fiammeggianti, ma credetemi, c'è di peggio. Vedete, sono arrivato ai confini del mondo e sono tornato. Non avevo idea che viaggiare nella terra dei morti fosse così pericoloso. Ora, per farla corta, quanto avreste intenzione di spendere? Vieni, cara, rompiamo il nostro salvadanaio insieme. Mister Le Mans, abbiamo deciso di accettare la vostra generosa offerta. Eccellente, eccellente! La signora ha cambiato idea, eh? No, in realtà è stato il vostro agente, quello lì. Eh? Ah, sì, beh, naturalmente è uno dei migliori. Bene, entrate e facciamo due chiacchiere, ok? Ah, ho ancora il tocco magico. Non so chi sei e non so che incantesimo hai usato sui Flores, ma non te ne andare. Appena ho finito con quelli, c'è qualcosa qui, in città, che vorrei mostrarti. Sto parlando solo di un lavoro? O sto piuttosto parlando di opportunità in senso più ampio? Ci sono stati molti posti vacanti in questo ufficio negli ultimi 2 anni e abbiamo avuto difficoltà a riempirli. Uno come te mi sarebbe utile nella squadra. Questo potrebbe essere il tuo ufficio. Tieni, prova questo, toccalo, anche questo è tuo. E a titolo di bonus... il 2% di questi, mister... Mi chiamo Calavera e voglio una percentuale maggiore. Oh, mister Calavera, buona parte di questi mi serviranno per andarmene da questo mondo. Sai, sono stato un ragazzo molto, molto cattivo. Consegnerò questi biglietti ai loro legittimi proprietari e consegnerò te direttamente al bidone della spazzatura. Chihuahua! Sono inchiodati. Ehi là, piccioni, siamo amici? Beh, ne avevo abbastanza del terzo braccio. Doveva succedere. Dai, Chihuahua! Quello deve essere il tuo. Chiama se hai bisogno d'aiuto. Vai! Corri! Trova Salvador! Dentro, presto! Avremmo dovuto avere una copertura. Dove sono gli uomini di Salvador? Non lo so. Non me l'ha ancora detto.
Hola, Manuel. È ora di muoversi, Paparino. Vediamo come cammini. Questi fiori, tutta gente germogliata da Hector? Ehi, quando sei al top, come il mio fidanzato Hector, ti fai un sacco di nemici. Cosa? Sai, hai un pessimo gusto in fatto di uomini. No, ho un gusto per gli uomini pessimi. C'è differenza. Lei mi ama o non mi ama? Beh, hai ragione a metà. Oh, Manny, sei cinico. Cosa ti è successo, Manny, che ti ha fatto perdere la speranza, l'amore per la vita? Sono morto. Capisco. Domino aveva ragione. Non hai una striscia di ottimismo. Quando si parla di strisce, Dom è un esperto. Secondo la stessa logica, Manny, tu stai per diventare un esperto in botanica. Siamo arrivati al punto in cui tu mi sveli il tuo piano segreto, Hector? Di come hai rubato i biglietti alle anime innocenti, fingendo di rivenderli ma tenendoli per te nel disperato tentativo di fuggire dalla terra dei morti? No. Questo è il momento in cui tutte rotole a terra per l'immenso dolore per circa un'ora, perché quell'idiota del boss l'è scappato con la germogliina d'azione rapida. Questa roba ti germoglierà ugualmente, ma sarà molto lungo e molto doloroso, ma ti spiace. Manny, dove vai? Non è ancora il momento, c'è tempo prima che tu te ne vada. Chiaro? Che tu te ne vada? Grazie, Toto Santos. Andiamo, muoviti, baby. Uno di voi sarà mio. Salvador! Manny, ascoltami attentamente. C'è una pistola nel baule di quest'auto, ma la chiave del baule è nel mio corpo. Da qualche parte nella palude dietro la serra. Trovala! Bene. E di a Eva che sono sicuro che guiderà saggiamente l'alleanza quando non ci sarò più. Perché quando spezzerò il mio dente esplosivo, la nube mortale non germoglierà solo il mio bersaglio, ma anche me stesso. Il tuo bersaglio? Cosa stai... Ehi, fuori di qui! Arrivederci, amico mio. Cosa stavate dicendo a proposito della guida del AAP? Sal, c'è qualcosa che vuoi comunicare a tutti noi? Solo questo. Viva la rivoluzione! Non entro se prima non mi sarò procurato un po' di clorofilla.
Non entro se prima non mi sarò procurato un po' di clorofilla. Sembra che sì. Non ho intenzione di farlo. Non sta facendo nulla. Sembra che sia attratto da qualcosa, da questa parte. Sembra che... Questa deve essere la chiave del baule di Salvador. Sì, un sacco di munizioni. Fermerò Hector. Sì, hai capito bene. Voglio risparmiare i colpi per il pesce grosso. Fermerò Hector. Sì, hai capito bene. Non ho sete. Non ho sete. Non ho... Fermerò Hector. Sì, hai capito bene. Fermerò Hector. Sì, hai capito bene. Fermerò Hector. Sì, hai capito bene. Non ho sete. Non ho sete. Fermerò Hector. Sì, hai capito bene. Suona bene. Thank you.
Li potete contare se volete, ci sono tutti. E i vostri? La compagnia ne ha dato uno anche a me. Una specie di regalo di buonuscita e... I demoni viaggiano gratis, no? Oh, Manny, sai che non posso venire con te. Sono un povero spirito della Terra. Non posso lasciare questo mondo. Mi ero così abituato a salvare la gente che credevo che sarei riuscito a salvare anche te. Sì, ma non ho bisogno di essere salvato. Sto bene qui. Non sono più solo in quello scantinato grazie a te. Ho un nuovo lavoro e un sacco di nuovi amici. Sono l'immagine di un demone di successo. Quindi, suppongo sia tutto, no? Abbracciami, dai. Sei stato il miglior boss che abbia mai avuto. Addio. Manny. Sì? Quando saremo nel prossimo mondo? Cosa c'è, Angelo? Staremo sempre insieme. Sai, dolcezza, se c'è una cosa che ho imparato è questa. Non si sa cosa c'è alla fine della corsa. Quindi godiamoci il viaggio.